Ci troviamo da Plato in via Parma 29, che è uno spazio di co-working che abbiamo deciso di ristrutturare, rimettere a posto noi. In realtà questo spazio era abbandonato dal 2005 circa, dove prima c'era uno studio di informatica e piano piano nel tempo è andato degradandosi, visto che soprattutto il quartiere e le realtà circostanti come l'Aldo Baraldo, il birrificio sono, diciamo, realtà del quartiere conosciute, abbiamo pensato che poteva nascere qualcosa sempre a livello di associazione in questo spazio e perché non venirci a lavorare. Innanzitutto prima come architetti e quindi perché non sporcarsi le mani e metterlo a posto noi e in secondo luogo perché non coinvolgere altre persone nostre coetanee che in questo momento stanno cercando di mettere in piedi la loro attività e hanno bisogno di uno spazio flessibile, adattabile alle loro esigenze. E soprattutto anche carino, fresco, non troppo curato, perché secondo me il problema di alcuni co-working è che sono troppo curati e non lasciano spazio alle persone a, diciamo, renderlo proprio. Quindi un po' come le ragazze che ci sono da noi all'ingresso che vendono tatuaggi temporanei, abbiamo cercato di lasciare lo spazio il più libero possibile e la scelta a chi viene e a lavorare a, diciamo, allestirlo nel migliore dei modi, insomma, questo è stato un po' il nostro obiettivo iniziale.